Sarebbe che questa efficace ricostruzione, il dottor Travaglio, includesse anche il contesto in cui vengono dette le parole, perché è chiaro che messe in fila così, peccato che alcune erano riferite al momento del risultato elettorale, dove, come è noto, il Partito Democratico stava cercando un'altra soluzione, non voleva il governo col PDL, non è un segreto che non volevamo il governo col PDL. Il governo col PDL, come ricordate, viene fuori dopo i drammatici giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica, quel risultato, l'elezione di Napolitano, un governo che abbiamo fatto in assenza di alternative per non lasciare il Paese allo sbando. Quindi è chiaro che se uno prende le parole del risultato elettorale a caldo e le trasferisce su un altro contesto, non si capisce. Siccome non agisco in Cioè, termini per... tradotto prima e dopo Napolitano, No, ma noi siamo andati da prima e dopo Napolitano. l'ascesa di Noi Napolitano, siamo andati da diciamo. Napolitano a chiedergli la disponibilità a fare per la seconda volta Presidente della Repubblica, consapevoli che Napolitano avrebbe indicato quella soluzione di governo. Ma noi siamo arrivati a Napolitano dopo le vicende drammatiche del voto su Marini e del voto su Prodi. Non è che siamo arrivati a Napolitano, era noto che il Presidente della Repubblica non voleva ritornare al Quirinale. Dopodiché il sottoscritto è andato al governo nonostante non ci sarebbe voluto andare, perché il segretario del partito, il presidente del consiglio del mio partito mi hanno chiesto di dare una mano e l'ho fatto consapevole della difficoltà che avrei avuto. Perché me ne sono andato il 4 gennaio? Perché a seguito di una richiesta di chiarimento, di sciogliere l'ambiguità nel rapporto tra PD e governo, perché Renzi ha cominciato, come è noto, ad avere posizioni molto critiche nei confronti del governo. Il sottoscritto, che non stava là a titolo personale e faceva fatica a stare là, e l'ho manifestato nei mesi in cui sono stato al governo, il sottoscritto, di fronte al segretario del proprio partito, che manifesta critica e scontento nei confronti del governo, siccome non voleva stare là, ha detto me ne vado, perché stavo là in quanto messo dal Partito Democratico per dare un contributo al Partito Democratico, nonostante avessi avuto l'indisponibilità, le difficoltà che avevo rispetto alle posizioni che venivano prese. E chiudo su Berlusconi, poi la storia di Brunetta, uno si va a rileggere No, però l'intervista. prima che chiude, posso dire una cosa? Chiaramente sono le due interpretazioni di una stessa fase politica, quella che fa Fassino e quella che fa Certo. Travaglio. Però c'è una parola che non quadra, no? Perché? Proprio perché lei è un politico, diciamo, accorto, perché usa la parola vergogna quando poi si incontrano Renzi e Berlusconi? Perché lei ci ha spiegato che ci possono essere delle circostanze, delle situazioni che Assolutamente. giustificano l'incontro con Berlusconi. Allora poi perché usa la parola vergogna? No, Perché un attimo. Renzi, da questo punto di vista, può esattamente aver fatto le valutazioni che ha fatto Era lei, no? È necessario per il assolutamente, paese, assolutamente. lo No, a me ha faccio, quindi. colpito, a me è colpito un punto. A me è colpito un punto. Io rispetto la valutazione di Realpolitik che si è fatta in questi giorni, che ha fatto anche il dottor Travaglio, e mi ha stupito, devo dire la verità, questo suo renzismo, è diventato quasi un intellettuale Non c'è organico del nessun renzismo. renzismo, forse lei legge No, 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 distrattamente. è diventato un Come parla intellettuale. distrattamente, legge Posso anche molto finire? Lei ha avuto distrattamente. modo, No, ha beh, Renziano glielo avuto dice a sua modo, no, sorella, ha mi scusi, avuto, abbia ha avuto, pazienza. mo no, ha avuto modo di raccontare. Ho notato nei Ma suoi una argomenti. volta che l'abbiamo schiotato No, dalle sue posizioni, io non ma sono come affatto. cavolo, ma insomma, No, è io sono no, ho impossibile. notato. È Se tutta la vita che io cerco e tiro e tiro e tiro, lei l'ho arriva sognata di notte. non No, siamo. ho notato Questo che è un lavoro di Sisifo, quando. come diceva qualcuno in Parlamento. Comunque, Un lavoro di Sisifo. era una battuta, non se la prende. Lei ha fatto una filastrocca su di me, era una Ma io ho battuta. detto delle cose che lei ha Sicuramente, detto, lei invece ha detto una cosa che io non ho detto, capisce la meno differenza è efficace quella. della Va sua, ma era una bene, battuta. vergogna, su. Il punto che volevo sottolineare è questo. Io sono stato uno di quelli che a aprile, quando Bersani ha cercato di coinvolgere il PDL e Silvio Berlusconi nella scelta del Presidente della Repubblica, ho sostenuto la tesi
E allora quelli che oggi mi spiegano che bisogna coinvolgere Berlusconi per fare le regole mi dicevano che facevo l'inciucio, tra i quali lei, dottor Travaglio, no? Diceva che facevamo l'inciucio quando cercavamo Berlusconi per eleggere il presidente. E anche allora Berlusconi era rappresentativo. Però avete non ci confondete, peraltro l'avete pure fatto. Noi siamo anime semplici, il non punto, siamo come... No, ma anch'io sono un'anima semplice. Il punto il punto è un altro. Noi come PD, a novembre, due mesi fa, abbiamo votato per la decadenza di Silvio Berlusconi. Che non è un fatto, scusate, ma non è un fatto formale. C'è una legge formale. Che ve lo imponeva. Ma non è, fermo lì, ma non è un c'è una legge che ve lo imponeva, mica avete fatto un uovo fuori dalla cesta. Fermo lì, Feltri, questo è il punto. Siamo qui per discutere. Si vanta di aver applicato non discutiamo legge, più. No, sulla legge, non è più sulla legge, dottor Travaglio, c'erano interpretazioni diverse sulla legge. Lei lo sa che... Ma la legge, no, la ma sensazione c'era quella di Feltri. No, aspetta, mi faccio sentire so, in 30 non è secondi. Potete fare palese, Giulietta e Romeo per 30 secondi. Un attimo, no. Sul voto palese, voto per palese no, 30 secondi, davvero tanto. La legge, dottor Travaglio, l'abbiamo applicata e l'abbiamo voluta applicare, ma la legge ha un senso. Non è che la legge è una formula vuota, la legge ha un senso. Quella legge diceva che Silvio Berlusconi non poteva stare al Senato inteso come luogo politico, non come luogo fisico. Okay. Se noi due mesi dopo diciamo che invece abbiamo scherzato, trovo una contraddizione. È ovvio che c'è una contraddizione. Dovevamo sostenere la stessa tesi però, a novembre. Allora, vediamo se riesco io a creare... Non doveva decadere a creare un argomento ancora più sradicante con la complicità di Feltri.